La piccola Luciana Pacifici, a 8 mesi, è stata la più giovane vittima delle leggi razziali. Con un gesto significativo, 3 anni fa il Comune di Napoli le ha intitolato una strada speciale perché ha messo il suo nome al posto di Gaetano Azzariti, giurista fascista, antisemita e presidente del Tribunale della Razza. Nelle giornate della memoria si ricorda adesso anche lei, morta nel viaggio verso Auschwitz. E credo che sia assolutamente fondamentale non solo ricordare i crimini, le tragedie, i disastri che sono avvenuti non solo per responsabilità di qualcuno, ma di milioni di persone, i campi di sterminio, i campi di concentramento, le deportazioni di persone che venivano considerati malati mentali, rom, omosessuali. Ebrei, bisogna ricordare, bisogna approfondire, bisogna raccontare perché quello che è accaduto nel Novecento non accada mai più e mai come in questo momento che in modo grave, scellerato, immorale, irresponsabile, addirittura chi si candida a guidare importanti istituzioni del nostro paese utilizza in modo spregevole il termine razza. Quindi bisogna sempre lottare per i diritti e per l'attuazione della Costituzione. Questa città ce l'ha nel DNA e nel suo elemento costitutivo, perché siamo medaglia d'oro al valor militare proprio per le 4 giornate di Napoli, 28 settembre, 30 settembre 43, prima città d'Europa che si liberò da sola dal nazifascismo con una ribellione popolare.